25-23, 25-22, 17-25 per Tricase in questi primi tre set della semifinale di Coppa Puglia Serie C femminile. Ricordiamo, l'altro match si è chiuso con un 3-0 in favore di Manfredonia su Nardò. Manfredonia quindi prima finalista. Servire Simona Romano per Tricase. 1-0 per la formazione leccese. Inizio di Binetti. Pereira, curata questa volta da Biceglia. Ancora Pereira, c'è Romanazzi in copertura. Brattoli cerca la giocata per Binetti, copre bene il muro di Tricase, poi il pallonetto. Binetti con la faccia salva questo pallone, poi arriva in copertura uno scambio che pare non finire mai, poi fischiato a palla accompagnata a Claudia Romanazzi. Due a zero Tricase. Simona Romano a servire. Romanazzi, 4 per Binetti, bene Pereira in difesa, è chiamata a contrattaccare la brasiliana, ci arriva sollecito Binetti, poggia dall'altra parte. Felline per il primo tempo di Romano, murata da Biceglia, poi passa comunque Tricase con Pereira, bello scambio. Gran merito a Tricase per averlo chiuso. Molto brave, l'alzatrice continua a dar palla alla Pereira che è instancabile, veramente mette giù tutte quante le palle, anche le più difficili. 3-0 Tricase. Iaia chiama subito time out, non vuole far scappare le avversarie. Tricase che non si è affatto disunita dopo il terzo set perso, anche in maniera abbastanza netta, con il 17-25. Adesso avanti 3-0 con 3 punti comunque sudati e conquistati con merito. Servire Simona Romano, sempre cioè rincorsa lunghissima. Riceve sollecito Romanazzi per il primo tempo di Biceglia. E Felline ancora da Pereira, tiene Binetti, poi attacca questa palla staccata. Qui Romano è rimasta almeno un metro indietro rispetto alla posizione difensiva. Sì, non se l'aspettava questa palletta corta in zona 6, si aspettava la botta della Binetti come ha fatto finora in questa partita, ma brava Binetti con questo gran punto. 3-1, Biceglia regala il cambio palla a Tricase. Numero 4. Andrà a servire Emanuela Romano. Chiama la rotazione Divina Felline. Servizio di Romano, riceve Bottiglione, poi Romanazzi va da Brattoli, la palla rimane sul nastro. Quinto punto per Tricase, cambio al palleggio per Iaia che rimanda a rifiatare Romanazzi.
posto rientra in campo Rosa Ricci. Proprio Ricci va subito al centro da Roberta Bottiglione. Trova il punto la centrale tarantina. Secondo punto Trigiano, che va a servire con Brattoli, la ricezione di Romano. Felline a cercare Pereira, tocca il muro di Trigiano. Ricci per l'attacco da seconda linea di Brattoli, tenuto dalla difesa di Tricase. Poi forse sarebbe terminata out questa palla, che sollecito ha comunque deciso di difendere. Sì, palla totalmente out, presa dal libero della Farma Volley. Non sappiamo cosa gli sia passato per la mente, però comunque va bene lo stesso, l'importante è prenderla. Ma lì sbaglio, comunque sono le compagne e l'allenatore che ti devono aiutare. No, non sbagli, è la pura verità. C'è mancata il colloquio fra compagni di squadra e giocatrice. Adesso attacca la Greco a tutto braccio, brava la Carbonara a difendere, poi la botta di Savina Binetti. Stavolta becca un po' in difesa a Tricase. Proprio Binetti a servire, sbaglia la battuta, altro regalo fatto dalla Farma Volley Giuliani. 7-3 punteggio adesso. Restituisce il favore Nere Pereira. E qui la stanchezza di 1 ora e 45 di match già. Matte Bottiglione su Pereira. Felline vuole il primo tempo di Barba, tenuto in difesa da Bottiglione. Contrattacco affidato a Carbonara, ci arriva Pereira. E l'appoggio di Lazzari. Vediamo come rigioca Trigiano, lo fa con il suo colpo di seconda, chiuso da Rosa Ricci. 5-7. Ora Bottiglione a servire su Pereira. Felline, ancora lei di seconda intenzione. Ha risposto alla grande a Ricci, 8-5. Sì, ha risposto alla grandissima la palleggiatrice del Tricase, molto molto brava, con un gran tocco di seconda che ha lasciato tutta la difesa della Farma Volley di Sasso. Adesso vediamo il servizio di Barba. Battuta vincente della centrale della formazione salentina, 9-5. Vede avvicinarsi il traguardo Tricase. Barba questa volta pizzica il nastro, poi Ricci per l'attacco di Carbonara, piazzata bene in difesa Romano, poi Pereira da seconda linea, un gran colpo, il contrasto a rete vinto da Emanuela Romano. 10-5 Tricase. Ancora time out per Iaia. Qui non deve perdere la concentrazione Trigiano se vuole rientrare subito nel set. Ultimo time out chiamato da mister Iaia, l'ultima possibilità. Devono subito rientrare in partita se vogliono arrivare al tie break. Fa un po' specie che abbia chiamato i primi time out quando la squadra avversaria è a 10, però forse l'allenatore di Trigiano vuole giocarsi le ultime chance parlando adesso con le sue giocatrici, non più tardi. Sicuramente le ha dato le ultime indicazioni per riordinare un attimino le idee, visto che gli ultimi sprazzi di gioco non apparivano quasi un po' disordinate in campo.
Barba, di nuovo il suo jump float tenuto da Sollecito. Il primo tempo giocato da Biceglia in modo vincente. Denis Biceglia 6-10, Sorricci al servizio, cercare la ricezione di Pereira, che aiuta anche il soffitto alto del palazzetto di Manfredonia. Attacco tenuto poi Pereira da seconda linea, prova a difendere Ricci e sbaglia tutto Greco. Questa difesa di Ricci era lunga quasi sicuramente. Questa volta il difetto di comunicazione è arrivato per la squadra di Tricano. Sì, infatti difetto di comunicazione non sentito da parte dell'opposta del Tricase. Buon per la Farma Volley che ha messo la palla in rete. Ancora una palla al centro, qui Sollecito è rimasta troppo sulle gambe. Sì, posizionata male in difesa sui talloni, non sugli avampiedi. Questo non ha dato modo di potersi tuffare per recuperare la palla. 11-7, servizio di Greco, palla lunga, ottavo punto per Trigiano. Non c'è tempo per il cambio, serve Carbonara. Felline, palla staccata a Romano, la palla tocca, quindi è fuori. Vediamo se Quarta adesso riesce a chiamare il cambio. Lo fa adesso con Mauro al posto di Greco, mentre Trigiano è ritornato a farsi sotto. ...19... il punteggio per Tricase. Servizio di Carbonara, Pereira, la sua ricezione lunga della Tabiceglia, di prima intenzione ha trovato il punto. Qui Tricase forse ha pagato troppo il fatto di essere molto vicino alla conquista del match, anche in termini psicologici. Sicuramente stanno commettendo qualche errore in più. Sono partiti questo primo set con 3 punti di vantaggio e pensavano forse di aver già portato a casa il set. Invece il Trigiano si è fatto subito sotto e ci ritroviamo sul punteggio di 10-11, sempre a favore del Tricase. Tricase che era arrivata anche a 5 punti di vantaggio. Ora è tornata a meno 1 Trigiano. Qualche errore di troppo per la formazione salentina. Trigiano che nonostante non stia facendo uno dei suoi migliori incontri è ancora lì sull'11-10 nel terzo set, sulla battuta di Adriana Carbonara. Pereira, Felline, poi l'attacco in primo tempo di Romano tenuto da Carbonara. Romano ha voluto ancora attaccare con il primo tempo, non passa Biceglia, prova Binetti, trova il punto dell'11 pari. Ancora brava in attacco Savina Binetti. Sì, bravissima in attacco nel girare il colpo verso lungolinea, prendendo le mani del muro e portando a casa un altro punto molto ma molto importante. Jump float di Carbonara, Romano, palla staccata, il muro di Brattoli questa volta finisce in campo. 7-2 di parziale per Trigiano. Gran bella reazione del Trigiano, è ancora vivo e si vede da queste ultime azioni. Gran bel muro e si porta in vantaggio sul 12-11. Fatto bene quel time out di Iaia sul 10-5. Adesso Romano trova il diagonale del 12 pari. Bell'attacco di Simona Romano. Accorcia adesso la ricezione
in maniera pazzesca Iaia. Vediamo se ha ragione. Infatti è corta la battuta di Romano, l'attacco di Brattoli. Romano si tuffa in difesa, poi Felline non può arrivare. Ecco vincente di Brattoli. Questo punto è stato molto importante per girare e levare la Romano in battuta, che ha creato molti ma molti problemi. 13-12 a servire Biceglia, Lazzari, Pereira, palla staccata, questa volta la prende a muro Bottiglione. Ecco, questo è un po' quello che era mancato nei primi due set, il muro di Trigiano che adesso sta venendo fuori. Sì, confermo che era mancato per tutti i due set e metà terzo set, però adesso il muro si sta iniziando a far sentire. Lazzari, Felline di seconda intenzione, copre Ricci, Bottiglione per Brattoli, Pereira il pallonetto, questa volta è brava Nere Pereira. Punto numero 13 per Tricase, servizio di Romano, ricezione di Carbonara. Ricci chiama ad attaccare Brattoli, la tiene Felline, poi Romano da seconda linea copre Bottiglione, vediamo se viene servita. Romano la tiene in difesa, poi Pereira, questa volta vuole troppo la schiacciatrice brasiliana. ...15-13... e anche quarta. Enrico ha chiamato subito i due time out a sua disposizione. Penso abbia fatto bene anche lui a sfruttare l'ultimo time out, perché il Tricase appare un attimo disordinato, non riesce a reagire al bel gioco al momento delle trigianesi. 15-13 adesso per Trigiano, una partita bellissima quella che stiamo seguendo tra Trigiano e Apulia Tricase. Serve Brattoli, Felline e Pereira, questa volta viene tenuto il suo pallonetto, ancora Bottiglione, ci arriva Lazzari, Ricci, pallonetto preso da Romano, attacca Pereira, la tiene sollecito, Ricci in bagher per Binetti, prova il lungolinea, erroraccio di Mauro in difesa. Sì, infatti, palla piazzata della Binetti, posto 1 con l'opposta, la seconda opposta che non difende in maniera semplice una palla che non era temibile. Bagher di Pereira, Felline arriva sollecito. Appoggio di Carbonara, contrattacco affidato a Pereira, tenuto dal muro di Bottiglione. Ancora Bottiglione, si va a piazzare su Pereira. Palla out, gran merito anche del muro di Trigiano, che le ha chiuso due volte la diagonale costringendola alla parallela. Pereira l'ha allargata troppo, più 4 Trigiano. Sì, infatti l'alzata della Follia non era molto, molto precisa e quindi tirando lungolinea la palla è andata fuori. Pereira tenuta, contrattacco di Binetti, poi Felline in seconda linea per Romano, gran colpo da seconda linea di Simona Romano, la migliore assieme a Pereira e Felline nella fila del Tricase. Sì, confermo la tua frase, sono giocatrici più in forma della partita. Servizio di Felline, Carbonara va un po' in crisi in ricezione, sollecito per Binetti, tira comunque un bel diagonale, poi Pereira, Romano ci riprova da seconda linea, questa volta è piazzata in difesa Binetti,
cerca le mani del muro, mani del muro che non ci sono. Vediamo se Claudia Francavilla va a correggere la decisione. Dice no il secondo arbitro. 17-15 e fallo di posizione. Qui Trigiano per protestare. Ha fatto praticamente tornare in partita Tricase. Brava Felline a battere in maniera veloce. Il bagher per Binetti, adesso è nervoso Trigiano. Attacca Greco, viene tenuta dal muro. Felline non riesce a palleggiare, ostacolata dalla sua compagna di squadra, il secondo leader. ...18-16 Farma Volley. Binetti in jump float, trova la battuta vincente, qui va in difficoltà Lazzari, 19-16 salvata da Binetti, questa volta Trigiano. Sì, dopo due sviste arbitrali la Binetti è andata in battuta con la sua battuta insidiosissima, mettendo in difficoltà la ricezione salentina. Forse c'era un quarto tocco fischiato con notevole ritardo. ...20-16 Trigiano. Tutta vincente ancora di Sabina Binetti, adesso è più 5 PVG. Sì, confermo e ripeto, ricezione salentina molto ma molto in difficoltà. Ancora il servizio di Binetti. Pereira difende Brattoli. Binetti in bagher per Carbonara, la sua piazzata tenuta da Romano. Contrattacco di Barba, Ricci, Carbonara attacca in maniera vincente, adesso Greco suona la carica per le sue. 21-17. Affida tutto al servizio di Pereira. Riceve bene Sollecito, Ricci per la fast di Bottiglione, tenuta da Felline, poi da seconda linea Pereira. Difesa di Carbonara, Ricci questa volta vince il contrasto a rete. ...22-17. Epifanio per Bottiglione in battuta. Salto di Epifanio che conquista una rigiocata. Soluzione vincente, il servizio della giocatrice di Trigiano. 17-23, chiama in panchina Pereira per De Marco, Tricase. Ancora Epifanio al salto, gran battuta, 24-17, trova la battuta vincente, Irene Epifanio.
non può entrare, credo, Piccini per Greco, non può fare il cambio sull'opposta. Prima l'ha fatto con Mauro su Greco il cambio. Infatti conferma il secondo arbitro che non è fattibile questo cambio. Solo Mauro può entrare su Greco, Piccini può entrare su Romano. Nel frattempo è pronta dai 9 metri. Epifani. E infatti è Romano che lascia il posto a Piccini. Sette set point nel frattempo per Trigiano, si aggiusta il referto arbitrale. Ancora Epifanio al salto. Felline di seconda intenzione, trova il punto, la palleggiatrice di Tricase. 24-18. Cambio anche nelle fila di Trigiano, entra il libero. Simona Sollecito. Servizio di Barba. Riceve Sollecito. Ricci. Carbonara. Chiude lei il quarto set con questo attacco in diagonale. 25-18. Tutto rimandato al tie break, pubblicità per noi.